che riesce a tenere bene quando partono gli attaccanti agili della DR. Pacini ci prova a rincorrere il pallone, alla fine lo riconquista comunque la DR. Ancora buona la finta di corpo di Giuliani, può liberare il destro, arriva adesso il primo gol della partita, si sblocca quindi il punteggio 0-1. Arcuri tiene il pallone, il numero 3, capitano come detto della ADR, prova a salire, solita sterzata sull'inseguimento comunque di Amici. Questo dà fastidio, intanto il pallone passa ancora per Giuliani, azione simile al gol del vantaggio, questa volta di poco, non trova la porta, ma Giuliani è davvero molto pericoloso in questo inizio match. Sempre Bizzini, il 2 a farsi vedere, perde un po' l'equilibrio dopo lo scontro con Arcuri, l'arbitro sembra lasciar giocare di nuovo D'Arcuri, una palla molto complicata, era proprio Ciaoui se non sbaglio, ha perso l'equilibrio lì davanti, lo stesso poi a battere questa rimessa, alto belli a farsi vedere, la palla toccata dal difensore, parte Venditelli dagli 11 metri, il tiro, palla che si stampa sulla traversa ed esce fuori, occasione sprecata per il Real Miami. Tutto pronto, parte adesso lo spiovente in mezzo, la palla viene toccata di testa da Arcuri che si era liberato dalla marcatura, non è riuscito però a schiacciare il pallone verso il basso, ma la palla si è alzata, palla che non passa, Arcuri di testa libera il difensore ma lo fa praticamente un po' a casaccio, infatti il pallone se lo ritrova Costa, si libera del difensore Costa, poi va il tiro di destro, palla molto insidiosa ma è stato bravissimo qui Zarrella. Angolo per l'ADR, dalla parte opposta salta di testa, perlomeno ci prova, forse commettendo fallo, poi l'azione prosegue con Costa che ha tentato il tiro in girata, palla che è finita alta. Lancio lungo, nuovamente a cambiare gioco, Cortese di qua è solo, prima dell'arrivo di Cioli riesce ad appoggiare ad Arcuri, bello questo 1-2, poi Cortese sul fondo, balla al cross in mezzo basso, si impiccia un po' il difensore ma riesce in qualche modo a liberare, ancora un'occasione pericolosa per la DR, adesso vediamo se la Real Miami riuscirà ad andare in contropiede, in attacco questa occasione, fermato bene da Bianca con le mani, Real Miami che sale, un po' disunita con la difesa, però a centrocampo riesce comunque a dare movimento ai giocatori, De Cicco ha toccato per il compagno, poi il pallone è gestito adesso da Cioli dalla distanza, vediamo se libera il destro, lo fa in un secondo momento, la prende di potenza, il pallone non si è abbassato, palla gestita intanto da Bizzini, fuori ancora Cioli, ci sta provando più volte, Venditelli se la ritrova con il mancino, palla che si stampa sul palo, secondo legno del Real Miami, anche sfortuna per la formazione biancoceleste. Capone, cambio stretto, bene anche palla a terra, a spazio da quest'altra parte Cioli che viene visto, la controlla perfettamente il numero 3, su di lui Bizzini, il pallone è buono anche per l'altro giocatore che non riesce ad arrivare prima del portiere, su questa azione arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda le due formazioni sul punteggio di 1-0 all'intervallo, con però la Real Miami che è fine della prima parte ha rischiato di andare al pari. Secondo tempo iniziato in questo istante, punteggio come vedete in sovraimpressione dice 1-0 per la DR Academy Calcio che sta vincendo grazie alla rete di Giuliani. C'è un tocco che viene battuto, un errore da parte della Real, Dolci che può saltare praticamente Zarrella, poi porta sguarnita, trova il gol del 2-0 ma è un pasticcio questo difensivo che regalano praticamente il gol alla DR che si trova incredibilmente sul 2-0. Crossi in mezzo lungo, la spizzata di Cortese, palla che rimane in attacco, bene per Fusaro che la mette a terra, forse arriva il fallo, infatti c'è il fischio del direttore di gara, un altro calcio di rigore, questa volta a me sembrava evidente, Fusaro proprio agganciato sul piede d'appoggio, quindi nuova opportunità dal dischetto per la Real Miami. Fusaro per riaprire la partita, va il numero 18, prende in corsa il tiro, portiere spiazzato, 2-1 è il punteggio, Real Miami torna in piena corsa del match. Altre reti, vediamo se questo gol farà più bene alla Real Miami, magari darà una seconda scossa alla DR. Dolci, palla un po' complicata per l'attaccante, Amicucci arriva primo, si infila nello spazio qui Giuliani che va addirittura al tentativo di destro e trova subito il gol del 3-1, un'altra prodezza del numero 9. Attimo,
per far salire anche qualcun altro. E infatti proprio Cortese a dare una mano lì davanti, Giuliani nel controllo, riesce a passare, ne salta tre, ancora Giuliani, bravo, questa volta Zarrella, ma Giuliani sta facendo il panico praticamente in attacco. Un calcio d'angolo adesso, Venditelli, cross in mezzo, parte opposta, la palla viene buttata via, non troppo lontano il tentativo poi di Sautariello, pallone che finisce alta. Ancora Fusaro, sempre per Ragazzoni, tentativo nuovo con il mancino, questa volta prende uno della barriera, alla fine il pallone viene buttato fuori. Calcio di punizione con il mancino direttamente verso la porta, la palla che passa di poco al lato, ha quasi illuso tutti. Parte il traversone, palla lunga sul secondo palo, nella mischia prova a metterci qualcuno la testa, poi la battuta e arriva il gol che riapre nuovamente la partita, il gol con il giocatore, non so se è stato Passarelli o qualcun altro. Due pari, Abdel corto da Arcuri, anche lui costretto al lancio lungo, non c'è tanto spazio, comunque il pallone passa per Pacifici, controllato però bene da Bizzini. La sfida poi in velocità è vinta dal numero 20, pallone in mezzo e sotto porta, incredibilmente non trova il gol del 4-2. Beltramme, lancio lungo, di testa la tocca Mazzesi, poi Fusaro prova a girarsi, ancora lungo il pallone, non c'è più tempo, arriva il triplice fischio del direttore di gara, vince questa bella partita la DR Academy Calcio 3-2.